Abbiamo un po' questa caratteristica di andare a cercare dei testimoni del positivo. Penso che in questo momento ne abbiamo tutti molto bisogno, e questo non vuol dire non guardare quello che accade, ma vuol dire guardarlo in un modo diverso, con uno sguardo diverso. Questa sera, in qualche modo, io vi ringrazio per essere intervenuti così numerosi, il nostro incontro è un po' come articolato attorno a due momenti. Ma entrambi questi momenti sono legati da una parola, potremmo dire, da un tema. E io direi che questo tema è la speranza. In fondo partiremo appunto con la speranza di vivere, la speranza di poter salvare una vita. La famiglia Pagani ha fatto un dono al nostro liceo e ha donato un defibrillatore. Voi sapete che c'è questo progetto e tra l'altro ha portato la nostra provincia ad essere in tutta Italia, in rapporto alla popolazione, la seconda provincia con il maggior numero di defibrillatori presenti nelle scuole. C'è proprio questo progetto Scuole Cardioprotette, che per noi è proprio importante. È importante perché quando diciamo che c'è un'attenzione alla persona, è importante che questa attenzione si coniughi in tutti gli aspetti. E penso che questo sia un aspetto importante, per nulla un dettaglio. Io ringrazio appunto, dicevo, la famiglia Pagani per questo dono e vorrei proprio, in qualche modo, oggi vedo anche tanti amici qui presenti, tanti colleghi, tanta gente che in qualche modo appartiene all'esperienza del cuore rosmignano. Questa esperienza oggi pulsa ancora nella nostra città, è ancora viva, e direi che la presenza di opere, la presenza dei padri, delle suore, delle nostre scuole, del Sacro Monte, nessuno davvero ancora oggi una testimonianza. È il fatto che alcuni laici, i laici, tengono davvero a questo carisma. È un notevole onore e un piacere essere qui con voi stasera, perché il dono ha un significato particolare, anzi due. Uno per il collegio e uno per la mia famiglia. La motivazione di questo dono, lo ha già detto il professor Terruzzi, è che noi degli Amici del Cuore, io sono vicepresidente degli Amici del Cuore, poi lascerò la parola al mio presidente, dottor Bianchi, sono vicepresidente da 10 anni e in questo decennio abbiamo cercato di distribuire i defibrillatori attraverso difficoltà notevoli all'inizio e poi con sempre minori difficoltà, perché la civiltà, l'idea del defibrillatore si è fatta strada un po' in tutti. Quindi quello che una volta era ritenuto uno strumento superfluo, talvolta difficile da far accettare alle comunità o agli enti a cui volevamo offrirlo, perché la più parte dei defibrillatori che animano, che sono distribuiti in questa provincia, sono ormai credo vicini ai 200, se non li abbiamo già superati, era all'inizio molto difficile perché la gente rifuggiva dalla responsabilità dell'uso del defibrillatore. Oggi invece questa civiltà si è molto diffusa e quindi è stato anche più facile avvicinare enti e associazioni che una volta ci guardavano con una certa diffidenza. Oggi il defibrillatore, se voi girate il mondo, andate negli aeroporti di paesi civilizzati, vedete un defibrillatore ogni 200-300 metri, perché è ritenuto lo strumento che, se presente e se saputo usare, salva la vita. Si spera di non doverlo mai usare, ma se si deve usare e se non c'è, c'è sicuramente una vita che si perde. Quindi è stato normale per me, Domeso, Solano, Rosmignano, pensare come destinazione del dono che volevo fare nella mia città la scuola rosmignana, perché qui pulsa l'anima rosmignana ed è questa anima condivisa da alcune centinaia di ragazzi per i quali noi abbiamo, per questa educazione, per questa formazione che questa scuola dà, noi abbiamo profonda ammirazione e gratitudine verso la cooperativa che regge le sorti di questo istituto e manda avanti la tradizione. E questo è perché lo diamo al Collegio Rosmini. La seconda motivazione è una laica. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere in famiglia una cugina che non era di Como, veniva da Varese. Molti anni fa, lei era molto giovane, si scoprì che era malata di cuore.
della sua ferita di cuore, e poi chi la frequentava, la circondava, i familiari dicevano che aveva poco tempo davanti a sé. E poi noi abbiamo, come famiglia collaterale, come cugini, l'abbiamo messa nelle mani del dottor Bianchi, e l'equipe del dottor Bianchi a Niguarda, molti anni fa, l'hanno operata, e invece di garantirne pochi mesi di vita, pochi anni di vita, questa ragazza è diventata poi una donna, si è trasferita a vivere con noi. Il suo cuore ha retto fino alla buona età di 80 anni ed è stata per noi una presenza assolutamente angelica. È stata come una seconda mamma per le nostre figlie, e quindi, avendo lei sofferto di cuore, ci è sembrato giusto dedicarle questo piccolo dono che noi abbiamo voluto fare nella speranza che il suo cuore, che è stato salvato dalla mia cugina, la stessa persona, oggi è presidente degli Amici del Cuore e ha ovviamente a cuore che questi defibrillatori diventano uno strumento di infinita diffusione, rapida diffusione dappertutto, e contribuiscono a dare non solo vita, ma sicurezza di vita. Vi ringrazio e lascio la parola al mio presidente.